Il mio super ruotere da scarafaggio entrerò all'interno dei corpi dei miei amici. Proprio così, ma oltre a dargli fastidio, li aiuterò anche perché risistemerò alcune problematiche che hanno loro all'interno del proprio corpo. Riuscirò a farmi strada in tutte le fessure. Ok ragazzi, sono il re scarafaggio, sono ritornato. Ma oggi non è un semplice video come tutti gli altri, perché oggi entreremo all'interno del corpo umano. Esattamente, siamo proprio schifosi, di conseguenza dobbiamo infiltrarci in posti schifosi. Mi pare abbastanza logico, non fa una piega, è vero. Allora, innanzitutto dobbiamo fare molto molto piano e dobbiamo andare ovviamente in casa di Violet senza farci vedere dalle telecamere o da altri sistemi di sicurezza. Però tanto io sono uno scarafaggio, quindi sapete bene che io posso fare benissimo così. Opla, perfetto, ok. Entriamo all'interno delle insenature così della porta, perfetto. Allora dovrebbe essere di sopra il letto per forza. Ok, perfetto. Ok, se lei sta dormendo qua. Ok, siete pronti ragazzi? Adesso entreremo dentro la sua bocca, dentro il suo corpo. 3, 2, 1. Sì, sono dentro la bocca di Violet. Guardatemi. Oh mio Dio, voglio andare assolutamente a vedere cosa c'è qua in mezzo. Oddio, c'è tutto il corpo qua. Oh cacchio, meglio però rimanere nella bocca e darle un po' di fastidio in bocca. Guardate, qua c'è la lingua e lì ci sono le labbra, qui ci sono i suoi denti. Ok, allora vediamo un po' come posso darle fastidio. Vogliamo un po'. Vediamo. Dai, svegliati. Ciao. Ero schifo. Ero dentro la tua bocca. Che schifo. Ma schifo. No. Sì, il bagno in camera tua, il bagno. Scusa, ma era un test che volevo fare, scusami. No dai, non ti è piaciuto? Ti stavo pulendo i denti. Dai, ti stavo pulendo i denti. Ti eri lavato i denti da poco. Orribile. Oh mio Dio, è spettacolare questa cosa. Ok, vado. Aspetta. Andiamo anche dagli altri e vediamo la loro reazione. Dai, sì, ti prego. Okay. Non posso essere solo io, andiamo. Esatto, andiamo. Mamma mia, che divertimento. Ok, allora, dovrebbe essere. Allora, andiamo da zio Crucco. Dai, vieni da questa parte. Vediamo un po'. Dovrebbe. Che fai a zio Crucco? Non lo so. Ah, cacchio, ho sbagliato casa. Aiuto. Questa è quella di Elox. Ciao, Elo. Aiuto. Ma che cosa? Aiuto di cosa? Cosa ti accade? Mi hai rotto una costola. Ma come ti sei rotto una costola? Che stai dicendo? Sì. Ok, sono cascato dalla sedia. Tranquillo, so come rimediare. Ascolta, fammi. No. Aspetta, ecco. Scusami, apri la bocca. No. Mettiti qua davanti e apri la bocca. È un buon piano, no. Alex, fidati. Apri la bocca, ci sono riuscito con Violet. Ok, Elo, mi senti? Sì, che schifo. Ok, sto entrando, tranquillo. Sono nell'esofago e nella faringe. Adesso esco fuori da qua, perfetto. Ok, sono proprio nel tuo petto in questo momento, ok? Sono nel tuo petto. Oh mio Dio. Mi sa che ho trovato la costola che è rotta. Sì, è decisamente questa la costola che è rotta. Ok, un attimo solo che ce l'ha giusto. Un attimo, ok. Lo so, fa male. Perfetto. E adesso, 1, 2. Aspetta un attimo che devo sistemartelo per bene. Perfetto. Schifo. Sistemato, tranquillo. Lo dovrei aver sistemato in questo momento. Ok, sto ritornando indietro, arrivo. Sputami. Perfetto. Come stai? Come ti senti? Ma mi fa ancora male. Come ti fa ancora male? Beh, è normale. Come ti fa ancora male? Da poco. Lo so. Sto aggiustandola. Tranquillo. Però me ne è aggiustata. Sì, esatto. Ciao, Lucco, come va? Oddio, ancora te. Sì. Tutto bene? Ma che state facendo? Allora, sono entrato nella bocca di Violet. Che schifo. Cioè, aspetta. Sì. Sì, da esatto. Da scarafaggio. Oh. Poi sono andato nel petto di Elux per sistemargli una costola che aveva rotto. E nulla. Mi sto divertendo un casino ad entrare nelle bocche degli altri. Tu li stai curando? Cosa? Sì, li sto curando. Tra l'altro, voglio un attimo. Cioè, posso entrare nelle bocche degli altri anche senza il loro permesso. Guarda qua, gli entro nel naso. Violet. Vieni qua, Violet. Sono entrato dalla parte del naso. È peggio di un tampone.
Che schifo. Violet, guarda, ti sto andando nei piedini. Violet, senti, ma ci sto letico. No, da. Ti piace il solletico? Il solletico nelle ossa. Fastidiosissimo. Aiuta. Dai, ma io mi sto divertendo. Perché non dovete divertirvi come faccio io? Perché tocca a Crocco. No, no, no. Violet, lo sai che non stavo dentro nel tuo petto, vero Violet? Quindi non... Ma come sei finito? Da dove ti sto sentendo io? Io sono nel tuo petto, Violet. Oddio, ma quindi qua sopra ci sono le tette. Ragazzi, ditemi se pulsa, ragazzi. Pem. Sì. Pem. Guardate, ok, me ne sto andando via. Tranquilla. Abbiamo finito. Ti picchierò con un piccone la prossima volta. No. Ok, qualcuno ha qualche problema magari all'interno del corpo? Che cacchio ne so? Li ho finiti. Come li abbiamo finiti i problemi? Io sono a posto. Io forse ho qualcosa nel piede, però non sono interessato che tu mi entri nel corpo, quindi no, grazie. Va bene, tranquillo, non ci entrerò nel corpo. Va bene, ragazzi, buonanotte allora. Ci vediamo. Buonanotte. Ok, buonanotte, Spree. Ciao. In bocca. Ciao ragazzi. Ciao. Che stupidi idioti, non lo sanno che in realtà io adesso entrerò nel corpo di Zio Crocco e andremo a vedere effettivamente che cosa cacchio sta nel piede. Ragazzi, ma vi rendete conto? Io sono un cavolo di chirurgo. Oh mio Dio, io posso fare un sacco di vite, sciabolette, perché non serve neanche fare incisioni o operazioni. Semplicemente entro dalla bocca e poi faccio strada io, sciabolette. Ma questa cosa è fighissima. Ok, adesso andiamo da Elox. No, dai, aspetta, è da Zio Crocco, vero? Devo andare da Zio Crocco. Perfetto. No, così da piccolo. Dibi. Eccolo qua. Ok. Aia. 2. Anzi, no. Posso entrargli da un'altra parte. Aspettate un attimo. Vediamo se riesco a farmi strada nelle sue mutande. Sì, sono entrato dal suo culetto. Ok, perfetto. E adesso guardate che figata stare così in questa forma da piccolissimo praticamente. Però in realtà cioè la mia forma vera e propria dovrebbe essere proprio questa qua. No, non questa. Ok, ecco qua. Ok, allora. Bene, ora posso effettivamente togliere il... Ma che cacchio ci fa del legno qua nel piede di Zio Crocco? Ma what the fuck? Vabbè, non lo so. Ma la cosa più bella, ragazzi, sapete cos'è? Farsi un banco di lavoro proprio nel piede del vostro amico. Esattamente. Oh mio Dio, non dovrei urlare perché in teoria dovrebbe sentirlo dalla sua cassa toracica tutta la mia voce. Non sarebbe una cosa buona. Comunque, in ogni caso, non facciamoci scoprire. L'importante è che lui non sappia che io sono entrato dal suo deretano, insomma. Ok, va bene, perfetto. Ottimo. Che poi era abbastanza largo. Ok. No, non riesco a toglierla, porca miseria. Vabbè, la tolgo così a mano e faccio prima. Perfetto, ottimo, in questa maniera. Ecco qua. Adesso, per dargli un po' di fastidio, perché altrimenti se non do fastidio è brutto, gli uscirò dal naso per farlo svegliare. E poi lascerò a lui l'immaginazione. Ok, dal naso è da questa parte. 3, 2, 1. Ciao Crocco. Crocco. Senti ancora quel pezzo strano che avevi nel piede? Lo senti ancora? Perché? No? Non lo senti? Nel corpo? Sì. Mi sei entrato nel corpo? Sto scherzando. Dai, ti ho aiutato. No, che schifo. Sai che cosa? Da dove sei entrato? Dal... guardati le mutande. Ciao Crocco. Non ci... Stai scherzando? Sì!